Che cosa bisogna fare con una vittima di assideramento? Innanzitutto riscaldarla portandola in un luogo con la temperatura adatta. Questa nostra tenda di pronto soccorso, per esempio, riscaldata con una pompa di calore alimentata a gasolio. E poi, ovviamente, riscaldare la vittima stessa. Come fare? Ce lo spiega la dottoressa Maria Grazia Bocci, specializzata in rianimazione e anestesia. Maria Grazia, allora, abbiamo nella nostra simulazione una vittima di assideramento. Che cosa dobbiamo fare innanzitutto? È caduta in acqua. Non ci risponde, però ha una sua attività respiratoria, lenta ma ha una sua attività respiratoria. Prima cosa importante da fare, togliamo i panni bagnati, tagliandoli come abbiamo già visto altre volte. Vanno tolti. Li tagliamo per fare più in fretta, ovviamente. Per fare più in fretta, esattamente. Vengono tagliati e allontanati dal corpo. Poi va asciugata, puoi passarmi l'asciugamano, eccomi, asciughiamo bene il corpo e lo copriamo con delle apposite termocoperte, ne esistono di vari tipi, lì ne hai a disposizione due tipi, questa che è una termocoperta metallica. Chiaramente non teniamo addosso gli indumenti che non teniamo addosso gli indumenti che trattengono l'umidità, vanno tolti, si può ricoprire la vittima con questa pellicola che trattiene il calore. Ne esistono anche altre di termocoperte, ma questa viene utilizzata dai soccorritori abitualmente sul campo. Tra l'altro è facilissima da tenere in un'eventuale cassetta del pronto soccorso. Questo mantiene il calore. Ovviamente si può coprire anche la testa, o possiamo aumentare la superficie coperta. Se non avessimo nulla, nemmeno questa che si chiama metallina, in termini più tecnico, cosa si può fare? Si possono utilizzare degli indumenti sintetici che trattengono il colore, non il cotone perché disperde molto ed assorbe comunque l'umidità residua. Certo, è vero. E a questo punto? A questo punto dobbiamo riscaldare il sangue che circola in modo da mantenere la temperatura interna del corpo. Quindi la manovra più adeguata è quella di mettere una cannula in una vena periferica del corpo e connettere poi dei liquidi. Questo è il braccio della vittima, dove è abbastanza visibile una vena. Ovviamente si avvicina. Questa è una manovra ovviamente medica. Da medico. Esattamente. Viene utilizzata sempre una cannula di metallo che è da guida e viene poi lasciata in sede invece una cannulina di gomma di PVC più o meno grossa. Ci si connette, della sacca ovviamente c'è del liquido caldo, ci si connette la flebo, puoi anche reggermela, va fissata ovviamente adeguatamente con un cerotto. Si infondono quindi liquidi fino a riscaldare la vittima. Ovviamente il riscaldamento deve essere non velocissimo, il ripristino della temperatura può avvenire relativamente lento. Non dobbiamo, in questi casi, nei casi di temperature di ipotermie medio severe, quindi parliamo di temperature corporee interne sotto i 34 gradi, la vittima è generalmente incosciente, quindi non in grado di assumere assolutamente non liquidi. Non possiamo, insomma, fargli bere qualcosa direttamente. Assolutamente no. La manovra migliore è comunque inserire una vena ed infondere liquidi caldi e mantenere la temperatura corporea. Se non abbiamo altri mezzi, possiamo anche spogliarci e metterci sopra al corpo della vittima. Cioè il nostro stesso calore per cercare di calore con la vittima. La immagine più classica degli assiderati in montagna è quella del cane San Bernardo che arriva con la botticella di cognac al collo. E invece mi par di capire che questo è assolutamente sbagliato, vero? È assolutamente sbagliato proprio per questo. Dobbiamo mantenere la temperatura interna, dobbiamo mantenere la temperatura a livello del cervello e del cuore, il core della vittima. Dare alcol significa vasodilatare invece il circolo periferico e quindi mandare il calore più in periferia che al centro, quindi è una manovra purtroppo non adeguata. Io ringrazio la dottoressa Maria Grazia Bocci anche per questo ultimo consiglio. Mai dare alcol a un assiderato, rischieremo di accelerarne la fine.